stesso scooter, due interpretazioni differenti, quindi il C600 Sport, lo sportivo, il C650 GT, il modello turistico. Due modelli, la medesima base tecnica e ciclistica. Il telaio, ad esempio, è un doppio trave in tubi di alluminio, completato da un forcellone oscillante, con quest'ultimo che cela al suo interno la catena di trasmissione in bagno d'olio. Poi c'è il motore, un bicilindrico in linea parallelo da quasi 650 cm3, è capace di ben 60 cavalli. Un'unità tutta nuova, dotata ovviamente di raffreddamento a liquido, 4 valvole per cilindro e iniezione elettronica, con un cambio automatico CVT a cinghia che amministra la potenza. Manopole e sella riscaldata disponibili per entrambi, il C650 GT si avvale anche del cupolino regolabile elettricamente, mentre sul C600 Sport è manuale. L'obiettivo di BMW era quello di creare un'opzione che potesse rispettare le attese di tutti gli acquirenti, quelli più sportivi e attenti alle mode, ma anche i classici clienti del marchio. Il risultato parla di due mezzi comodi, pratici nell'utilizzo cittadino, ma validi anche nei lunghi trasferimenti, dove ad esempio il 650 GT non fa rimpiangere in alcun modo le imponenti tourer della casa. Potenti e ben frenati, anche se l'ABS con il freno posteriore ha un intervento che risulta un po' troppo invasivo. I due maxi scooter BMW non scimmiottano il comportamento stradale di una moto vera, ma anzi conservano inalterate alcune particolarità che contraddistinguono da sempre gli scooter di grossa cilindrata. Maneggevoli ma mai nervosi, si dimostrano entrambi validi compagni di viaggio anche grazie alla ciclistica solida e alle brillanti prestazioni del motore. È proprio il bicilindrico che rappresenta uno dei fiori dell'occhiello di questi mezzi. Nelle partenze da fermo dobbiamo dire che la frizione automatica non ci ha convinto del tutto, visto che lo stacco avviene con il motore insolitamente sui giri. A volte in movimento, però, quello che sembra un allungo rapido e privo di incertezze, con il tachimetro che in un lampo comincia a indicare velocità da ritiro patente immediato. Prestazioni che si traducono in medie autostradali elevate. Insomma, BMW non copia il rivale della Yamaha T-Max, giusto per non fare nomi, in quanto giapponese è un maxi scooter molto più sportivo e vicino al comportamento dinamico di una moto classica. Le proposte tedesche rappresentano invece una scelta meno estrema, più vicina agli scooter tradizionali nella guida, ma con prestazioni, dotazione tecnica e accessori disponibili degni di una vettura di lusso. I prezzi? 11.100 euro il C600 Sport, 11.450 il C650 GT, entrambi valori comprensivi di immatricolazione e primo tagliando.